Siamo arrivati al villaggio di minatori di Cogne e ad attenderci c'è un minatore. Intanto il nome? Rufì Osvaldo. E in che anni ha fatto il minatore? Dal 1955 al 1986. Quindi sono 31 anni di duro lavoro su queste ripide montagne. Abbastanza, insomma, in galleria praticamente, in miniera, nel giacimento della magnetite. Io ho lavorato 31 anni lì dentro, un po' i trasporti interni, un po' ho caricato materiale, ho fatto tutto il materiale, un po' tutti i lavori che c'erano da fare in miniera. In quale galleria lavorava? In tutte le gallerie, praticamente il giacimento partiva da 2500 metri fino a 2000 metri, ogni 6 metri venivano fatti delle gallerie, si tagliava il giacimento in quel modo e allora si scendeva, man mano che si esauriva il livello dove si facevano le gallerie, si scendeva giù sotto e si perforava la roccia, diciamo, la magnetite ogni 6 metri, poi si abbattevano i larghi, si arrivava fino al livello di sopra per sfruttare tutta la magnetite che esisteva nel giacimento. Ecco. E che turni di lavoro facevate? Facevamo 3 turni al giorno, dalle 6 alle 14, dalle 14 alle 22, dalle 22 alle 6. Se pensa a quel tempo, ecco, se pensa a quel tempo, che cosa ricorda? Beh, certamente che forse non era uno dei migliori lavori, però eravamo più giovani e per noi era un bel lavoro perché l'avevamo qui in casa, non avevamo avuto bisogno di emigrare e questo giacimento è stata la ricchezza del paese praticamente, perché da quando ho iniziato a poterlo sfruttare a sistema industriale, dagli anni 1910 fino al 1979 che poi l'hanno chiusa, è stato veramente il lavoro per tutta la comunità qui di Cogne, della Valle d'Aosta e parte dell'Italia, perché qui a lavorare sono venuti da tutte le province d'Italia praticamente. Non c'erano molte alternative qua per lavorare, la pastorizia, l'agricoltura, per quel poco che si poteva fare. L'agricoltura, la pastorizia, però non per poter vivere, le risorse che esistevano non erano per vivere 1500 persone come Cogne ha sempre avuto. Ecco. E allora questo giacimento sicuramente è stata la ricchezza di Cogne, poi questo giacimento ha portato alla nascita degli stabilimenti siderurgici di Aosta, dove si è occupato in un certo momento 10.000 persone, in tutto 10.000 persone su 100.000 abitanti, che forse in quel periodo neanche c'erano 100.000 abitanti in Valle d'Aosta, era il 10% della popolazione che lavorava in questa. E oggi l'attività mineraria? E oggi è chiusa, dal 1979 è stata chiusa. Però diventa importante a livello turistico e qua abbiamo già un esempio di cosa si può fare. Sicuramente, però sono un po' lenti a far realizzare tutto il progetto che noi avevamo, ci siamo partiti dopo la chiusura della miniera. Praticamente qui doveva sorgere il Museo Minerario Regionale, si sarebbe dovuto mantenere in funzione gli impianti per arrivare su al giacimento, per arrivare a Colonna dove c'era il complesso, il primo villaggio che è stato costruito per lo sfruttamento della miniera, era Colonna 2400 metri, lì ospitava 400 persone, potevano dormire, stare tutto l'anno lassù 400 persone praticamente. E quello che vediamo lassù aggrappato sulla montagna? Quello che vedete lassù a 2400 metri. Praticamente noi di Cogne scendevamo più o meno tutti i giorni, se non era che fermavano la funivia per motivi di manutenzione o per altre cause, però chi veniva da fuori valle a lavorare anche qui dalla Valle d'Aosta la settimana la passavano lassù, e chi veniva da fuori valle, specialmente veneti, tanti calabresi, i sardi sono venuti a lavorare, che passavano quasi tutto l'anno lassù, magari avevano poi queste ferie di 15-20 giorni per andare a casa in tutto l'anno. Ecco. C'è gente che è rimasta lassù più di 20 anni, per dire, perché non avevano altri alloggi, altri posti da poterci stare. Tanti hanno portato anche la famiglia, e poi c'era tutto il villaggio qua sotto che era stato costruito appositamente per ospitare le famiglie dei lavoratori che venivano qui a lavorare, che hanno portato anche la famiglia. Bene. Certamente quando hanno chiuso questa miniera temevamo lo spopolamento di Cogne, che invece non è avvenuto perché la gente si era già un po' preparata, il turismo, avevano costruito attività per poter, chi ha costruito un negozio, chi ha costruito l'albergo a conduzione familiare, chi ha appartamenti da affittare,
perché questa risorsa ci ha dato la possibilità di rifare il paese. Questa è stata la nostra fortuna. Grazie, buon riposo. Grazie, grazie a voi.